Ciao, sono Anita, vengo dalla scuola Sollimena e ho 12 anni. Oggi sono qui al Movie Day e penso che sia una cosa bellissima perché è un amplificatore della nostra voce che ci permette di esprimerci così come vogliamo e inoltre possiamo socializzare e penso che sia una cosa bellissima poter incontrarsi e parlare di un argomento unico. Inoltre io ho chiesto varie cose riguardo al film, ho fatto un'osservazione sul fatto che Fanny e gli altri personaggi siano cresciuti in fretta per colpa di questa guerra senza poter avere diciamo, dei minuti dovuti, cioè senza poter fermarsi perché questi conflitti non gli davano un tempo per crescere, li soffocavano e inoltre sapevano alternare a dei momenti davvero soffocanti appunto di crescita eccessiva e dell'essere adulti perché ormai erano avevano gli stessi atteggiamenti di un adulto, anche più ragionevoli, però sapevano alternare questi momenti con dei momenti di gioco, svago, felicità. Ciao, io mi chiamo Irene, ho 13 anni e vengo dall'Istituto Comprensivo Carlo Sant'Agata di Portici. Trovo che il Festival di Gifoni sia davvero molto educativo, ma molto, molto bello come iniziativa, perché credo che apra la mente dei ragazzi in modo da fargli capire molte più cose, attraverso anche cose divertenti come la visione di un film. Oggi abbiamo visto un film sulla Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista di alcuni bambini e suppongo che quando l'ho visto ho capito quanto io sono fortunata, quanto sono fortunata nell'essere così libera di fare anche le azioni più quotidiane, di quanto sono fortunata ad avere dei genitori che ogni giorno vedo e abbraccio perché alcune volte non ci accorgiamo di quanto abbiamo e vogliamo sempre di più, ma credo ognuno di noi deve accontentarsi di quello che ha. Adoro anche il fatto comunque che i bambini, come sia bello il mondo dei bambini, perché io sto incominciando a crescere e capisco che alcune volte i grandi non sono così spensierati, ma hanno molti più problemi, sono più chiusi, sono più razionali, mentre i bambini sono sempre felici, cioè non sono sempre felici perché non sono stupidi, però sanno divertirsi anche quando c'è da piangere veramente. Mi chiamo Filomena Iasuzzo, ho 12 anni e vengo dalla scuola Francesco Sollimena di Avellino. Oggi ho visto il film Il viaggio di Fanny e mi ha molto emozionato questo film perché mi ha fatto capire il senso vero di quanto è difficile la vita senza le persone più care come i genitori, ma anche che quando magari ci troviamo in difficoltà dobbiamo sempre contare sugli altri e capire quanto sarebbe difficile vivere senza nessuno. Per me il film mi ha insegnato che a volte io mi lamento di quello che ho, però non capisco veramente quello che alcune persone vorrebbero avere, come andare a scuola o avere dei genitori e l'affetto di tutti quelli che abbiamo intorno. Perché senza le persone che mi stanno accanto, forse io oggi non sarei nemmeno qui e non avrei tante cose che ho, come gli amici. Questo film mi ha fatto capire come le persone che ci sono vicini, anche se all'inizio ci sono antipatiche, prima o poi diventeranno sempre per noi persone importanti.